nel paese dove è nato Arietta Berti c'è Piazza Lieni, ed in mezzo un busto di Lieni. Se uno ci pensa, non ci può credere. Faceva un po' schifo Piazza Lieni, ma ora la stanno aggiustando. Una testa di metallo scuro e ai suoi piedi qualche dedica e qualche fiore. C'è scritto che è stata fusa nel 1920 e poi donata da una sezione del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Perché, ed è la cosa davvero pazzesca, Lieni è il sindaco onorario di Cavriago da sempre. Nessuno ha mai revocato la delibera del Consiglio Comunale di allora. La piazza è rimasta Piazza Lieni e gli abitanti ne sono fieri. Il cinema e molti hanno deciso che Cavriago non poteva non avere il suo. Hanno fatto un circolo, due progetti e in un anno ecco una multisala in pieno centro con film di prima visione che viene gente anche da fuori a vederli. Cooperativa Cinema Teatro 900. I soci sono centinaia, tutti volontari come la festa dell'unità. E delle sere a strappare i biglietti c'è un assessore. Delle sere Iucca Reverberi. Delle sere Federica, la figlia del sindaco. Una giovane compagna, molto bellina. Ricordate la Madonna che piangeva sangue a Civitavecchia? Qualche anno fa tutti i giornali ne parlavano, dando per buona la possibilità del miracolo. Ebbene, in un impeto di ribellione per tanta imbecillità, in quei giorni anche il busto di Lieni cominciò a lacrimare. Ne parlò perfino la Komsomolskaya Pravda. Vicino a Reggio Emilia, in Italia, travolta da insolito disgusto, una scura statua del compagno Lieni ha pianto lacrime bianche come le navi del porto di Arcangelo.